Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Oggi abbiamo un ospite speciale con noi, abbiamo qui con noi Eugen Locchi. Ciao Eugen. Ciao Fran. Ciao. Allora io conosco Eugen perché la sua pagina Instagram è diventata molto importante, molto riconosciuta, non solo a livello italiano, direi a livello internazionale, perché poi ce lo spiegherà bene lui. Eugen, oltre ad essere comunque un esperto di fitness, di kinesiologia e di nutrizione, è anche un bravissimo disegnatore, quindi lui riesce a spiegare, poi ci spiegherà bene anche il nome del suo account Instagram che va appunto a spiegare questa cosa, riesce a spiegare concetti complessi nel modo più semplice possibile. Quindi lascio a te adesso presentarti e presentare il tuo progetto. Vai pure. Allora, intanto ti ringrazio per questi complimenti perché è un onore per me essere qui, prima di tutto. E niente, io sono Eugen, sono un personal trainer di Roma che lavora prettamente online ormai. E nella vita mi diverto a creare questi infographics che pubblico su Instagram ormai da 2 anni, che mi hanno permesso di crescere la pagina fino a più di mezzo milione di followers. L'obiettivo della mia pagina è quello di divulgare contenuto, ovviamente in ambito fitness, che sia evidence-based, ma che sia accessibile a tutti. Quindi da chi non ci capisce niente alla persona che vuole invece avere gli studi, le referenze, eccetera. E penso che sia proprio questo il motivo per il quale la mia pagina si è esplosa, tra virgolette. Certo, La certo. pagina si chiama Physique, che è appunto Easy Physique, ovvero la costruzione del fisico in modo semplice. E siccome sia te che altre persone mi hanno detto che ti piace la mia pagina proprio per questo motivo, vuol dire che sono riuscito nell'intento. Assolutamente, no, hai beccato in pieno sicuramente una anche delle esigenze dei giorni nostri, nel senso che quando ho cominciato io 10 anni fa, magari c'era anche un po' più tempo, la gente magari era meno avvezza, o c'era meno esplosione di informazione come oggi, quindi magari si seguiva anche un video YouTube di 10-15 minuti. Oggi invece c'è bisogno di immediatezza e comunque di spiegare concetti nel modo più semplice e rapido possibile, quindi sicuramente il veicolo visuale che utilizzi in più appunto. Le spiegazioni così concise, succinte, riescono benissimo nell'intento di spiegare anche movimenti complessi come i movimenti multiarticolari, così come anche ho visto diverse grafiche legate, non so, ai piegamenti o alle trazioni, anche proprio delle chicche, dei tips che molto spesso Esatto. in sala quando ci alleniamo one to one anche con i miei clienti, ovviamente uno insomma, trasmette al cliente di persona. E però tu riesci anche a inserirle in queste grafiche in modo che si memorizzino il meglio possibile. Quindi davvero complimenti. Grazie mille. Direi che quelli sono più trucchi del mestiere che poi si imparano con l'esperienza e poi riesci a trasmetterlo poi per quanto mi riguarda nei disegni. Certo. Quindi sì. Disegni tutto a mano o utilizzi un software o fai, cioè, hai proprio questa passione del disegno fin da piccolo, immagino. Sì, sono autodidatta, mi sono imparato da solo fin da quando ero piccolo, diciamo dai Bello. tempi dell'asilo, e ho sempre avuto questa passione per il disegno, tanto che mi portò ad iniziare l'università di architettura, che però finii per lasciare perché preferivo il fitness all'architettura, appunto. Certo. E un giorno, circa 2 anni e mezzo fa, mi ritrovai sull'App Store a caso e trovai quest'app di disegno. Ok. E la scaricai e decisi di disegnare per vedere un po' come funzionava, insomma. Il giorno dopo mi sono svegliato e ho detto: ma se unissi entrambe le mie passioni, quindi il fitness e il disegno, e cercassi di creare qualcosa che mi Certo. permetta di spiegare ai miei clienti o alle persone, che poi comunque su Instagram sono infinite, come funzionano magari gli esercizi, come si svolgono, o anche per quanto riguarda la nutrizione o altre cose, altri miti magari da sfatare riguardanti sia la nutrizione che l'allenamento. E allora così iniziai e adesso sono qui, Fantastico. 500.000 follower dopo, Complimenti, che davvero. ancora mi sembra una cosa, non so, cioè, non me l'aspettavo, ecco. Certo, no, poi vedo comunque
Io credo di aver conosciuto il tuo profilo forse un annetto fa. Non seguo veramente poca gente in Italia, se non appunto i miei atleti agonisti e altra gente che comunque seguo. Credo di aver trovato il tuo profilo tramite un repost di alcuni profili internazionali che seguo da tanto tempo. E quindi cioè, il bello anche del tuo profilo è che comunque non si rivolge solamente al mercato italiano, ma tu riuscendo comunque a parlare perfettamente l'inglese, scrivi ed escrivi tutto in inglese, quindi raggiungi comunque un'audience veramente vasta. Questa scelta è stata fin dall'inizio o hai cambiato recentemente? No, questa scelta l'ho fatta sin dall'inizio perché fin dall'inizio ho sempre avuto l'obiettivo di raggiungere un audience più grande, invece di restringere la nicchia magari soltanto in Italia, ho deciso di usare l'inglese principalmente per riuscire poi a prendere tutto il mondo, che è quello l'obiettivo. Certo. Anche se ovviamente poi ci sono molte persone italiane che mi scrivono e mi dicono: ma perché non fai il contenuto in italiano? E hanno ragione. Sì, Però però ecco. alla fine credo sempre che comunque se l'obiettivo è quello della divulgazione, di riuscire a, diciamo, spiegare questi concetti nel modo più semplice possibile a un'audience più vasta, ovviamente l'inglese è la lingua franca, poi la lingua franca anche di un social come Instagram, quindi poi c'è il bottoncino Translate eventualmente per gli Esatto. italiani, quindi possono aiutarsi in questo modo sicuramente. Esatto, Bello, sì. bello. E quindi cioè, dal social, quindi da questa pagina Instagram, poi ho visto che hai sviluppato anche un sito internet, perché dicevi prima che ormai totalmente il tuo business come personal trainer si sviluppa principalmente online. Quindi questa è stata una scelta che è stata dettata da esigenze o da opportunità, da quali altri motivi? Allora, sì. Io ho iniziato ovviamente a fare il personal trainer di persona e tuttora in palestra aiuto molte persone quando si allenano, sì, principalmente per piacere, perché non riesco a vedere gente che Sì. magari fa la panca piana in modo sbagliato, lo stacco, lo Sì. squat o qualsiasi cosa. È C'è proprio da me che gente. parte questa. Sì, no, c'è gente, Sì? scusa se ti interrompo, c'è gente che dico Figurati. sempre che veramente è miracolata perché prima di intervenire li vedi praticamente fare degli esercizi come lat mascheno o panca piana in un modo che dici, cavolo, se l'avessi Esatto. fatto io una volta mi sarei spaccato totalmente, invece quello lo fa con la schiena tutta piegata ed è ancora lì vivo e vegeto, quindi è assurdo. Poi è quello il bello, perché io ci sono passato, cioè non è che ho sempre fatto le Certo, cose fatte bene, penso anche tu e tutti, sì. tutti gli altri. Quindi capisci bene che è meglio correggerli all'inizio e poi cercare di fargli capire come funziona l'esercizio. Comunque, sì. Ho iniziato di persona, quindi one on one, ma poi sono passato al personal training online, principalmente per esigenze come il tempo, che non mi permette di riuscire a fare tutto insieme se avessi poi più lavoro one on one. Quindi invece il passare all'online ti permette di dedicare più tempo a tutte le cose che ho da fare, ecco. Certo, perfetto. Poi certo, la pagina mi ha aiutato molto per quanto riguarda il passare al personal training online a livello internazionale. Quindi, anzi, penso che in Italia in pochi mi conoscano, a dire la verità, perché in pochi sanno che io sia italiano. In pochissimi leggono la bio, quindi molte volte capita Sì. che magari mi dicono: ah, ma sei italiano? E quando scoprono che sei italiano ti cominciano a bombardare di domande in Sì. italiano perché capiscono sì, che riesci a capire anche l'italiano, no? Il tuo sito quindi è in inglese al momento, non mi ricordo, sono stato un paio di volte ma non ricordo esattamente ora. Allora, il sito lo iniziai quando iniziai la pagina, anzi, molto prima direi, e partì come un blog sulla nutrizione e l'allenamento, che però voleva rimanere tale, ecco, non pensavo neanche di sfondare, diciamo. Sì. È bilingua, quindi italiano e inglese. Volevo farlo anche in albanese, però poi non ci sono mai riuscito. E niente, è partito come un blog, ho scritto un paio di articoli, ma poi ho smesso sempre per il tempo, che non ne ho abbastanza o quanto ne vorrei. Sì. È un male comune, sì.
E che però lo tengo attivo perché quella è la pagina tramite la quale le persone si riescono a iscrivere per iniziare il loro percorso di fitness, ecco, tramite Certo, l'online coaching. certo. E quindi al momento dicevi che comunque per l'online coaching la maggior parte dei clienti è internazionale, quindi non è Sì, italiano. sì. Ok, bello, bello. Hai notato qualche differenza fra gli atleti italiani e gli atleti internazionali? O bene o male chiedono sempre le stesse cose, tipo quanti grammi di creatina, posso dimagrire solo sull'addominale, i glutei o robe del genere? Sinceramente posso dire che sono più o meno tutti uguali, nel senso che alla fine le domande sono sempre quelle: come perdere il grasso addominale, come togliere il grasso sui glutei se è una donna, che supplementi utilizzare, in quali quantità, come svolgere gli esercizi. Alla fine è sempre quello, Certo, diciamo, ovvio. Poi va, diciamo, aggiustato. Passami il termine, ad ogni cultura, quindi quelle sono differenze che poi ci sono, ma che comunque non sono molto rilevanti per quanto riguarda il nostro lavoro, che è quello di educare il cliente, quindi alle quantità di cibo che dovranno mangiare, Sì. che allenamenti svolgere, come svolgerli, eccetera. Esatto. Sì, anche nel mio caso, per esempio, ho diversi atleti del Medio Oriente, Dubai, anche dagli Stati Uniti, quindi le difficoltà maggiori, ovviamente hai detto bene, noi essendo per il momento, comincerò un master in Sport Nutrition cioè adesso, praticamente, e questo sabato ritorno a Londra, starò lì 2 anni a fare questo master, però come dicevi bene, al momento da personal trainer, ovviamente il nostro campo d'azione è principalmente quello dell'allenamento e dare linee guida alimentari ai nostri atleti, non dare diete prescrittive. E Esatto. quindi cioè, la maggior difficoltà che ritrovo con gli atleti internazionali è quella di dare consigli su alimenti da acquistare o comunque la classica lista della spesa in diversi supermercati. Quindi per fortuna che viaggio parecchio, quindi meno male sono stato in Medio Oriente, sono stato negli Stati Uniti, quindi riesco a dare un attimo indicazioni e spiegare magari all'atleta musulmano che è in Ramadan che può acquistare questo o quell'altro prodotto e Esatto. l'americano di stare lontano da Wendy's e altri fast food places e mangiare invece qualcosa Oddio. di più sano. Però è interessante appunto questo perché magari noi italiani ci lamentiamo a volte che non ci sono certi prodotti in Italia altamente proteici o comunque cibo fit quanto magari negli Stati Uniti o in altri posti, però in realtà si tratta sempre di avere una educazione alimentare e andare per prove ed errori, cioè anch'io stesso all'inizio Esatto. non sapevo esattamente come comporre i miei macros nel modo più diciamo sano possibile per rispettare diciamo quelli che erano i miei obiettivi, poi con il tempo, ovviamente selezionando, sbagliando, così sono riuscito a trovare, diciamo, la retta via o comunque la Un strada migliore. equilibrio. Esatto. E mi dicevi infatti che anche tu comunque adotti la dieta flessibile come approccio alimentare, sia per te che per i tuoi Assolutamente. atleti. Ok, grande. Sì. Principalmente perché si può applicare benissimo a qualsiasi tipo di cultura, quindi non devono per forza stare a riso e pollo se si mangiano altro, ecco. Certo, sì. Mentre invece qui si pensa ancora in alcune parti così. Sì, no, beh, è molto comune in realtà. Cioè, è incredibile Assolutamente. come quasi nel 2020, però sì, ci sono ancora protocolli del Medioevo che prescrivono effettivamente ancora riso, broccoli, cipolle o comunque Infatti. alimenti, cioè una varietà di alimenti veramente, veramente limitata. Ed è assurdo, quindi. Sono Vero, d'accordo. vero. Soprattutto per chi ha magari la possibilità di, o chi ha una vasta audience, mi dispiace che comunque ciò che viene ancora spinto è il mangiare riso e pollo, broccoli e il mangiare clean, tra virgolette. Quindi ecco, c'è ancora un po' di lavoro da fare da questo punto di vista, Sì, però certo. piano piano. Certo, no, e credo che sia anche proprio una questione legata alla, diciamo, pigrizia, se vuoi, di alcuni individui che invece di fare appunto questo percorso di educazione alimentare e capire effettivamente
il perché si può tranquillamente sostituire il riso e il pollo con altri alimenti, preferiscono seguire uno schema fisso perché praticamente possono andare semplicemente con l'autopilot senza neanche È vero. impegnarsi e fare. E ci sta perché io stesso durante le preparazioni alle gare in realtà cioè, la mia dieta flessibile diventa molto più rigida o comunque molto più limitata nella scelta degli alimenti, però il discorso non vale per tutto il resto dell'anno, quando in realtà anche per un Esatto. discorso psicologico vale la pena cercare di variare il più possibile. Sì, ma poi quello è anche un contesto diverso perché tu comunque quando dovrai gareggiare mangerai molte meno calorie che non ti permetteranno neanche di Esatto, poter includere bravo, altre cose. bravo. Quindi da quel punto di vista ovviamente sarai costretto a fare determinate scelte che però non vengono comprese invece dal neofita che pensa che invece dovrà mangiare solo quello per magari avere un addominale da spiaggia che invece non è così. No, no, è molto spesso quella è l'inizio della fiaduca, perché chiaramente nessuno, soprattutto neofita, che deve ancora avere la motivazione o vedere i primi risultati, riesce a sostenere un tipo di dieta così rigida per un periodo lungo. E quindi ovviamente nascono le prime abbuffate o comunque i primi Esatto. scivoloni, e quindi uno molla tutto ancora prima di iniziare, o quasi, assolutamente. Esatto. Infatti sono poi cose che possono creare anche tanti altri problemi, soprattutto a livello psicologico, che possono trasformarsi anche in cose peggiori. Certo. Quindi, seppur magari questi messaggi vengono divulgati con tanta semplicità anche tramite YouTube, non necessariamente dovrebbero essere presi come veri. Ma anzi, come un grain of salt, che Sì, non mi viene in termine in italiano. no, come l'opinione di qualcuno e non come tipo set in stone o comunque Esatto, esatto. legge da seguire per poi, insomma, senza considerare poi il discorso doping, che molto spesso comunque il neofita Assolutamente. vede il grosso e dice: ah, lui mangia riso e pollo, divento così anch'io fra 6 mesi. O cioè, in realtà non è solamente il riso e il pollo, ma c'è qualche altro aiutino, qualche altra vitamina D Sicuramente sì. che Che contribuisce. poi il problema è che è anche un riscontro a livello di allenamento, perché no, non sono contro chi fa autodoping No, assolutamente, certo. nel senso che non sono contro finché la persona lo ammette e Certo. non dà consigli magari a un natural come allenarsi o cosa mangiare, perché sicuramente funzionerà in modo diverso. Assolutamente, Però no, è ecco, un'altra questo è il disciplina. problema. Esatto, che cosa funziona per quella tipologia di persone non funziona per altri e per la maggior parte di noi, ecco. Assolutamente, no, vedi, cioè, il ragazzino di 60 o neanche 60 kg che si mangia 250 grammi di proteine perché magari emula l'atleta tirato a 90 kg, anche solo cioè, una cosa del genere ovviamente non sta né in cielo né in terra e tutto dovrebbe essere adattato, però ecco, il problema grosso è quello, cioè bene o male anche con il mio canale YouTube quando ho cominciato così, col fatto che praticamente sono nato come agonista o comunque mi sono affacciato su YouTube come agonista, bene o male ho mancato un po' quelli, insomma, del livello neofita o novizi, perché ovviamente il mio tipo di contenuto era già per atleti agonisti, comunque atleti di un livello Sì. avanzato. E adesso mi sto rendendo conto, appunto, con diciamo, la ripresa e la scrittura di contenuti per il mio sito e lo sviluppo di altri contenuti multimediali, che effettivamente è fondamentale proprio anche partire dalle basi per permettere alla gente di fare un percorso, di non partire subito, diciamo, a un livello 3 quando sei ancora a un livello 0, devi fare un passo alla volta. Sicuramente, ma anche perché negli anni poi le persone che magari prima erano bambini iniziano ad avere nuovi smartphone e tramite YouTube riescono a trovarti e magari vedono il contenuto che pubblichi, gli piace e quindi vogliono anche loro poi imparare qualcosa per quanto riguarda il fitness. Quindi Certo. se sono nuovi o neofiti, anche loro avranno poi bisogno di partire dalle basi per poi arrivare a quel livello di informazione che stai divulgando. Quindi è Bravo. sempre una buona idea per quanto mi riguarda cercare di distribuire il contenuto, o meglio, fare in modo tale che tutti riescano a capire quando è possibile, perché ovviamente se si parla di volume, intensità e frequenza, non necessariamente il neofita capirà, a meno che Certo. glielo fai proprio capire in termini semplici, ecco. Sì, assolutamente.
Però diventa anche un problema, secondo me, perché non puoi neanche riuscire a semplificare troppo le cose, perché poi tendi ad essere banale. Quindi è una difficoltà che riscontro molte volte, soprattutto quando mi trovo a disegnare o a creare post, perché ovviamente ho gente che magari mi chiede perché non fai post più tecnici o perché non fai post più semplici. Certo, Entrambe le cose ci saranno. ti devi accontentare un po' tutti, però sì, è vero che con l'esplosione poi dell'informazione nel fitness, comunque, cioè, bene o male, essendo in questo mondo da parecchi anni, ho visto ovviamente questa evoluzione, soprattutto negli ultimi anni, c'è quasi il rischio di creare ridondanza o comunque duplicazioni o, come dicevi te, contenuti troppo semplicistici e superficiali che in realtà non è necessario creare perché esistono già magari su altri canali e quindi anch'io cerco sempre, soprattutto adesso, di puntare soprattutto sulla qualità, mentre all'inizio ovviamente era la quantità perché letteralmente mancava informazione, È mancavano vero. contenuti, adesso sulla qualità proprio per anche, come facevamo, il discorso che facevamo prima, quella chicca, quel tips in più per fare meglio un esercizio, quel tip in più a livello nutrizionale che magari la gente non può trovare da altre parti perché comunque diciamo una base, la base, il livello di base, la foundation si è sicuramente alzata rispetto a 5 anni fa e Sì, quindi questo è positivo. è vero. Ti chiedo l'ultima cosa, Dimmi così giusto tutto. per chiudere, secondo te l'evoluzione del personal training, quindi anche tu fai personal training online? Come credi che, cioè, cosa credi che succederà nei prossimi, ragioniamo, 5-10 anni? Ci sarà un'esplosione di personal trainers online e continuerà, diciamo, a crescere come adesso? Oppure ci sarà un'inversione, un cambiamento? Cioè, non c'è una risposta giusta o sbagliata, semplicemente la tua opinione. Bella domanda. Secondo me il personal trainer o comunque il personal training online come servizio o come lavoro aumenterà, secondo me, di richiesta in quanto ci sarà l'aumento e lo sviluppo della robotica che farà in modo tale che le persone si stancheranno molto di meno. Quindi molto probabilmente ingrasseranno di più. O si muoveranno di meno e quindi avranno bisogno di fare più attività Bello, fisica o di bello così. capire come funzionerà. Interessante questo, sì, bello, bello come io per un attimo, forse perché comunque ho questa fascinazione per i supereroi, così quando hai parlato di robotica pensavo che la gente si cambierà gli arti e quindi andrà contro Ah, oddio, anche. anche quello è molto probabile, Esatto, soprattutto per quanto riguarda figo anche. i chip del Esatto, cervello che vogliono implantare. migliorare la Vabbè. contrazione muscolare o comunque continuare a sollevare alti carichi, quindi allenarsi ad alta intensità anche dopo i 70 anni con le anche Sì, sì, bioniche, sì. quindi ah, bello. Secondo me in futuro, anche ovviamente grazie a questo boom di informazione, aumenteranno le persone in palestra molto giovani, ma anche quelle più anziane. Certo, assolutamente. Se noi magari iniziavamo palestra 16 anni, 18, secondo me adesso più si va avanti, più diventeranno giovani i nuovi atleti, cioè più inizieranno da giovani. Sì, Puoi infatti, vederlo già su Instagram, già i bambini che alzano carichi importanti sì, e anche invece persone anziane che fanno lo che stesso, riescono perché comunque, sì, no, di pure, che è una cosa positiva per ah, quanto mi riguarda. assolutamente, sì, no, c'è proprio anche miglioramento della longevità, della qualità di vita, passati anche i 50 anni, quindi mentre prima magari la gente letteralmente si fermava perché non riusciva più, Esatto. adesso invece vanno in palestra, hanno più tempo libero anche dopo la pensione, quindi sì, decisamente c'è, lo vedo anch'io questo trend ed è decisamente positivo. Poi si spera sempre nel miglioramento comunque delle conoscenze e quindi Sì. nel miglioramento anche nel modo di allenarsi, quindi se vuoi il magni e spigni con il quale mi sono scontrato io all'inizio quando insomma sono subentrato come atleta natural tra i pochi che c'erano appunto in Italia a parlare su YouTube quello Ma infatti io probabilmente mi ricordo solo te, non so chi, sì sì forse sì c'era Project Invictus già, ma
No, sono nato leggermente prima, forse 2 o 3 anni prima. Infatti Andrea lo dice sempre, l'ha detto insomma in un paio di interviste che abbiamo fatto, che grazie a Fran che c'era ancora prima del project. E quindi no, salutiamo anche Andrea e il resto della Assolutamente. ciurma in Italia. E sì, diciamo che ci sono state grandi evoluzioni nel corso del tempo, quindi spero che approcci, diciamo, chiamiamoli da bro, o comunque old school, nel senso negativo, scompariranno sempre di più, la gente imparerà sempre ad allenarsi e soprattutto, perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, imparerà soprattutto a trovare un equilibrio alimentare, che insomma non significa semplicemente, per quello che ho imparato anche nel corso del tempo, non significa semplicemente mangiare pulito, perché sappiamo benissimo che è una definizione molto soggettiva, quanto più Esatto. imparare a trovare un equilibrio alimentare, quindi non andare per estremi, o troppo pulito o troppo sporco, ma cercare appunto di fornire il giusto carburante al corpo per riuscire a fare un allenamento profittevole, e soprattutto, insomma, che porta risultati. Sì. Sono d'accordo. Ottimo, benissimo. Ascolta, allora ti ringrazio, poi insomma ti chiederò poi eventualmente di fare un follow up in base anche al riscontro di questo video, però insomma questa rubrica mi piacerebbe dedicarla appunto al coaching online, che comunque vedo che, pensa che da un'ultima ricerca che mi è saltata sotto gli occhi, l'Italia è il secondo paese in Europa con il maggior numero di personal trainers, dopo l'Inghilterra, quindi comunque diciamo che il mercato italiano, è un mercato molto grande che sta crescendo, il personal training online è molto forte, quindi è importante comunque portare, come ho fatto con i miei primissimi video, anche diciamo un po' di esperienze di altri personal trainer online per chi si vuole affacciare, diciamo, a questo mondo e prendere, secondo me, dei buoni esempi, piuttosto dei cattivi esempi per fare questa nuova professione nel modo migliore possibile. Sì, ti Ottimo. ringrazio. Grazie a te e ci aggiorniamo presto. Ciao. Va benissimo, ciao. Ciao ciao.